Buonasera. Buonasera. Scusi, di nuovo le poesie per caso? Dunque io oggi non volevo venire. Come mai invece ci ha fatto la grazia di tornare, bel giovane? Niente, stavo a casa, a un certo punto ho pensato. Loro non possono vivere senza poesie. Guardi, noi la ringraziamo per il pensiero, noi staremo male, ma se lei non viene, noi non ci offendiamo. Per piacere. No, viene per rispondere, non per altro. Per piacere. Scusi. Dalla mia seconda raccolta di poesie, dal titolo La tua bellezza è intatta anche dopo l'autopsia. Vado a recitare i versi di E mi copristi il sole. Prego, prego, faccia pure. Per piacere. Ti gettasti dal balcone e mi copristi il sole. Urca! Caspita, molto bella come poesia, oserei dire crepuscolare. Bene, desidero, per piacere. Mi fa parlare. Con la prossima lirica salutarvi. Sì, salutiamoci che è meglio, guarda. E affinché possiate trascorrere le prossime 24 ore che vi separano dalla mia prossima apparizione in profonda meditazione, speriamo. Mi accingo a leggervi frammenti di un frontale. Caspita, che titolo! Che piacere. Hai sporcato il guardrail di rosso. Il femore con la tibia sono più in là nel fosso. E ancor più in là giace sulla strada bagnata la tua scatola cranica non più confezionata.